Tu hai parlato spesso di un mondo che sta perdendo importanza, che invece era il mondo della ricerca su delle bibliografie. Sì, quello per forza, perché, e questo ne parlo da Ciusa, no? La prima cosa che uno doveva fare di qualunque cosa si occupasse era andare a vedere che cosa avevano detto gli altri. E quindi dei lavori che faceva, quando era ancora sul impiegato, dei lavori che faceva lui, mi diceva, vado a vedere la bibliografia. Come si fa a vedere la bibliografia? Oggi te fai uso di quegli strumenti lì e non c'è niente. Ma una volta, ai miei tempi, sto parlando dei primi anni, addirittura negli anni 40 ancora, e sto parlando soltanto per la chimica, per il resto non posso parlare. Per la chimica c'era della gente la quale passava la vita a leggersi tutte le riviste che circolavano, quelle che erano accessibili, eccetera, in tutte le lingue, e a fare dei riassuntini che si chiamavano abstract, non so se nelle Sì, vostre discipline si esistono, usa anzi. questo. E questa rivista, ce n'erano due, una tedesca, bellissima, che in biblioteca a Bologna avevamo dagli anni 30, ed era Chemische Zeitschrift, no, Chemische, non questi abstract in tedesco. E negli anni 30, dal 30 fino a 40, è durato fino alla fine della guerra, no? Questi tedeschi avevano accesso a un sacco di riviste. Poi la chimica tedesca era di E punta, vero? certamente, era un periodo d'oro veramente, sì. Erede di un altro periodo d'oro che era stato all'inizio del Novecento e addirittura la fine dell'Ottocento, che avevano una cultura e così. Quelli che però, e questi erano, io ho parlato tedesco lì, perché per tradurre bisognava avere il vocabolario e andare a vedere cosa, siccome sono frasi estremamente sintetiche, tipo i 140 caratteri, no? E diceva, questi qui osservato questo e quest'altro, un punto di ebollizione, tanto, eccetera. E quindi bisogna imparare quel minimo. Ma ancora più abbondanti, no, meno abbondanti, meno accurate, ma più facilmente accessibili erano quelli americani, soprattutto dopo la fine della guerra, perché c'è stata quella collezione tedesca che usciva più regolarmente e arrivava invece dall'American Chemical Society, questi chemical abstracts in quantità che cresceva continuamente, quindi c'era tutto un blocco, direi dal 30, 40, 43, 44, e poi è stato comprato anche quelli della guerra e così, e poi da dopo la guerra. E quindi questi affari si trattava di mettersi al tavolo, no? E di avevi davanti quelli del 1953. E c'erano degli indici, che erano bellissimi, indici per autore, per argomento e dei brevetti. E lì la furbizia si veniva incentivata, perché uno ti diceva vai a vedere tutto quello che è stato fatto sull'acido ascorbico. Allora uno piglia acido ascorbico e si trova davanti a 500 abstracts. L'acido ascorbico fatto dalla Dow. Uno dice, ah, insomma, da vedere l'autore e Dow insieme. E poi vado a vedere se c'è un brevetto relativo a questo periodo. Come faccio a vederlo? Vado a vedere il brevetto e Dow. E poi vedo se c'è qualche relazione con l'acido ascorbico. E poi, trovati i brevetti, no, trovate gli articoli, trovate gli abstract, bisognava scriverli. Io avevo quaderni e quaderni pieni, fogli scritti a macchina, li
le cosiddette schede. Sull'acido ascorbico bisognava fare le schede, quindi tutto bene. Imparavi, conoscevi il mondo, conoscevi le persone, dice, ah guarda quello lì, Yelot, e che è poi quello che era amici dall'anno scorso, perché c'era, era fatto benissimo, c'era il nome, Giorgio Nebbia, Fredes Università di Bari, poi il titolo della rivista, pagina iniziale e pagina finale, un breve titoletto e un breve abstract sotto. Quindi a poco uno diventava amico di tantissime persone che non aveva mai visto e non vedrà mai nella sua vita, ma che erano parte della sua vita. E questo secondo me era la storia, sapere che cos'era successo prima. E siccome con un poco di fantasia e con un poco di pazienza tu riuscivi ad andare indietro a lungo, e ciascuno raccontava quello che avevano fatto i precedenti. Come facevi a riconoscere quello che aveva scritto ciascuno? Periodi in cui non c'erano soldi, in cui era difficilissimo avere rapporti, in cui era anche scomodo andare in altre biblioteche, eccetera, eccetera. Allora Chiusa mi aveva insegnato che c'era un sistema formidabile che era i cartoncini con richiesta di Armstrong. Allora, se tu identificavi che il tale Yelot era l'Università del Michigan, li avevamo poi fatti stampare, prestampare, no? Diceva Dear Dottor, Euda Presidente, published in. Allora, si andava di prendere questi, di metterci l'indirizzo, di trovare un indirizzo, di stare in Michigan, ma sapere dov'è, no? Bisognava, allora con un po' di furbizia andare a vedere in che città sarà mai questa università, poi chiamarlo col nome giusto, e poi mettere le indicazioni dell'abstract, della rivista giusta, eccetera, e poi mettere il francobollo e poi impostarlo. E se uno era fortunato, e si era spesso fortunati, e questo cortesemente ti mandava l'estratto del suo articolo. Perché allora si facevano via strada, qualcuno ce l'ha avuto anch'io. Adesso non te li danno più. Credo che non facciano più niente, no? E vai a vedere su internet. E invece avere. E i raccoglitori che sono a Brescia sono strapieni, che per ogni cosa di cui mi sono occupato, di cui si occupava prima Cius, di cui mi sono occupato io e sempre, c'erano tutti questi apps. E se eri fortunato, aveva l'estratto. Se eri fortunato dall'estratto risalivi, perché diceva uno, non so, Cooper 1921, come Cooper 1921? Andiamo a vedere questo Cooper chi è. Allora diciamo, ma aveva scritto anche il 37, che sia lo stesso, forse sì, cioè, W. Cooper, ma sapete di W. Cooper? C'erano una quantità enorme, no? Allora in questa maniera ho imparato a leggere. E poi mi sono incuriosito a dire perché quello lì scriveva e chi era anche, no? Cioè, non lo posso vedere come faccia, ma quello lì che cambia università, dalla California ad Harvard, no? In che momento è andato, no? Perché ha cambiato anche interesse, prima si occupava di acido ascorbico, adesso si occupa di acido propionico, perché mai? E quindi si riusciva a un po' di sola. Questo è anche interessante perché ti ha dato veramente, come a tutti gli studiosi bravi, diciamo, un metodo importante. Io faccio un piccolo inciso io per dire che in tutto il materiale che ho visto sulla tua partecipazione alla commissione Sorge per i documenti di Stoccolma 1972 e anche altri documenti di Giustizia e Pax di quegli anni che ho visto a Brescia, tu eri praticamente l'unico che finiva alcune relazioni con delle liste lunghissime di articoli, pubblicazioni, cose che altri non. Non so, gli altri mi sono di certo lo facevano, che erano cose, tra l'altro,
che a vederle oggi sul rapporto tra religioni, tra cristianesimo, diciamo, e ecologia, molte delle cose che avevi trovato e magari non avevi neanche visto perché avevi trovato solo il titolo dell'abstract, ancora oggi sono cose considerate iniziali, diciamo, del rapporto. Sì, perché se vai indietro, nessuno ha mai inventato niente, questo è il punto fondamentale, no? Chiunque si occupa di qualsiasi argomento, si occupa di un argomento di cui qualcun altro prima di lui si è occupato. Allora, il ricostruire indietro non ti porta alla fonte prima, ma ti porta abbastanza vicino. E questo discorso mille volte vale per la storia dell'ecologia, no? Tutti dicono le cose che hanno detto degli altri, credendo di essere loro i primi a farlo. Quindi questa operazione di ricostruire il cammino intellettuale di un'idea, secondo me è tutto divertente, perché appunto fai amicizia con assisti alle litigate, ma certamente assisti. O alleanze, certo, no, per me, e questo me l'ha insegnato Ciuso, e quando per le cose sue, e quando ma questo anche per le cose banali, per i libri di lezioni, non so, e bisogna andare a vedere indietro qualche cosa, molta roba era scritta su libri, andare proprio a pescare e poi c'è stato un periodo d'oro di disponibilità di riviste, appena ricominciato ad arrivare le riviste americane, e questo dal 45 45-46 in avanti, ciascuno uscivano dalla guerra, quindi ciascuno ha raccontato lo stato delle cose di prima della guerra, no? Perché si è arrivati lì. E quindi insomma, la storia dell'industria chimica in quelle riviste americane di quegli anni. Sì. Quindi, scusa, un altro piccolo inciso. Mi stai dicendo in qualche modo anche che c'è stato un cambio di influenza con la fine della guerra sulla chimica, ma penso sulle scienze in generale, cioè l'America è diventata il punto di riferimento, anche perché la lingua era più facilmente conosciuta, più facile da capire, e poi i tedeschi hanno avuto un duro periodo di separazione, di ricostruzione, separati, come erano la base, molti intellettuali erano nella Germania dell'Est e così, ma e poi insomma siamo cresciuti americani. Sì. Mentre questo prima della guerra non esisteva. No. C'erano sì, ma molto meno questa. Anche poi gli americani hanno investito molto anche, diciamo, direttamente, cioè proprio portando pubblica, cioè c'erano fisicamente, questo era importante e va detto grazie, sì, perché hanno non solo costavano abbastanza poco le loro riviste più importanti rispetto agli standard del tempo, ma hanno conquistato il mondo regalando robe, riviste soprattutto, e regalando apparecchi. Il laboratorio di Bari e il laboratorio di Bologna sono stati ricostruiti coi piani Marshall. Mi ricordo quando arrivavano questi apparecchi, per noi favolosi, perché li avevamo visti nelle riviste, cos'era mai uno spettrofotometro per misurare il colore dei corpi. E mi ricordo, lo aspettavamo per anni, no? E poi un bel giorno arrivava la cassa, no? Insomma, la emozione proprio di sbullonare la cassa, di vedere le valvole, valvole allora non c'era, ed era tutto manuale, eccetera, di cominciare a usarlo. Insomma, l'America ha influenzato il mondo, insomma, siamo diventati gli americani, e poi in quei tempi non c'era molta attenzione per i volti negativi, no? C'era un grande entusiasmo. C'era grande entusiasmo, sì.